Allora, mister Cottafava, si può dire buona la prima, è arrivato questo 1-0, tre punti importanti per la classifica, anche per il morale. Insomma, abbiamo visto un Vado che per tutti i 90 minuti ha lottato, un Lobosco trascinatore, però insomma tutta la squadra ha risposto bene, sembra aver dimostrato grande disponibilità anche in questa fase di cambiamento che c'è stata a livello di panchina. Sì, devo essere sincero, sono molto contento per il risultato che era fondamentale per creare poi dopo quella sinergia e quella unità di intenti per lavorare nelle prossime settimane. E sono molto contento dell'atteggiamento che hanno avuto i ragazzi, lo Bosco trascinatore lo sapevamo, ma tutti, anche Calcagno che è entrato 1 minuto e mezzo, è stato fondamentale. E di tutti quelli che lavorano intorno a me, della società, ho trovato veramente grande disponibilità, questo per me è importante. C'è la consapevolezza che il lavoro da fare è tanto, dobbiamo essere veloci, perché ora abbiamo subito una trasferta varese difficilissima, il turno infrasettimanale, dobbiamo pensare a recuperare, e ci sarà modo di farlo, però in questo momento qua ci godiamo questa vittoria qua, che è frutto di un buon gioco, ma soprattutto di carattere. E io penso che per ottenere i risultati, ecco, il carattere, la voglia di non mollare mai sia la base. Poi è ovvio che bisogna anche nelle due fasi crescere, cercherò di portare le mie idee affinché poi dopo arrivino i risultati che ovviamente tutti noi aspettiamo e ci auguriamo. Tante partite in questo periodo, forse arrivano nel momento non migliore per voi, considerando gli infortuni. Oggi mancavano Capone, Opoku, Balagusa, Capra a mezzo servizio. Che idea ti sei fatto comunque di questa squadra in questi primi giorni di contatto con il gruppo? Ovviamente io i giocatori li conoscevo da fuori e poi dopo viverli nello spogliatoio è tutta un'altra cosa. I feedback che mi erano arrivati erano positivi, devo essere sincero, è stata una conferma perché ho trovato un gruppo, seppur in una situazione particolare come può essere un esonero o qualche difficoltà, un gruppo che ha voglia di lavorare e che dà disponibilità. La disponibilità a lavorare e al sacrificio è fondamentale per qualsiasi sport, nel calcio, sport di squadra ancora di più. Quindi queste devono essere le nostre basi su cui costruire qualcosa di importante. Il Vado deve essere una squadra che non molla mai e che quando entra in campo è dal 100%, anche 110%. Oggi l'ho visto, sono convinto che anche nel proseguo comunque questa caratteristica qua non la perderemo, anzi cercheremo ancora di rafforzarla. Tanta esperienza da calciatore, come hai vissuto oggi personalmente questo debutto sulla panchina del Vado da allenatore? Ma con la giusta serenità, perché avevamo lavorato bene, quindi ero convinto, ovvio che c'era un po' di emozione, ma se facciamo questo lavoro qua, io credo che anche i più grandissimi, grandi allenatori che hanno 1.000 panchine, la 1.000ª panchina la vivono come se fosse la prima, perché dobbiamo avere il fuoco dentro, dobbiamo essere determinati, è un lavoro che da questo punto di vista qua dà sempre forti emozioni, però diciamo che l'ambiente intorno a me mi ha messo veramente a mio agio e a disposizione tutti, quindi l'ho vissuto con la giusta serenità e la giusta attenzione.